Allora, sì, siamo con Sebastian Ridley, la Evo, insomma quello là, insomma. Non mi ricordo che devo fare, sì, l'ho già fatto una volta, ma ho fatto ovviamente schifo. E ora lo rifarò di nuovo, modificherò però le opzioni di gara e mi metto pro, giustamente. E vediamo un po' che succede. Danni pesanti, rewind 9, traiettoria ideale no, condizione luce giorno tramonto notte, ah tramonto deve essere figo, serie di guida pro, freno automatico no, ok, sono pronto, d'altronde io sono un pro, il circuito è quello di Sanremo, non ce ne sono altri disponibili, no, e purtroppo mi tocca usare la DS3, ah no, c'è anche quest'altra, fighissimo. Buono. Però questa ha le prestazioni migliori. No, vabbè, almeno se faccio schifo è colpa della Citroën. Dai. Caricamento. 5124 metri, 100% asfalto asciutto. Perché dovrebbe essere più facile, se mai io sono una pippa, quindi vedremo. Questo è l'arrivo o la parte? No, questo mi sa che è l'arrivo. Quello col tornante. Sì, è l'arrivo. Io parto dal cosetto giallo. Però non si capisce, c'è cioè quel triangolino, pare che è la mia macchina. E va bene. Questo. Ah, guardate come si caricano. No, ma aspettate, perché devo mettere la cosa che salva ogni 15 minuti, sennò qua non. Impostazioni auto. Ma raga, ma di che stiamo a parlare? Non ci capisco un cazzo. Boom, boom, boom. Via. Oh! Ah, perché devo mettere pure le marce. No, no, raga, il cambio automatico mi serve. No, raga, no, 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 aspettate, aspettate. Cioè, il cambio automatico è fondamentale, non ce la faccio senza. Freno automatico, trasmissione. Perché si chiama? Ah, posso cambiare, ok? Allora, facciamo un po', sì, perché non so, non faccio. E riavviamo a sto punto.